si vincono così le Champions, o sei un po', diciamo, cagato addosso Allegri ed è stato difensivista? Ma no, io continuo a battere sullo stesso tasto, nel senso che la Juventus di quest'anno, con il centrocampo che ha, non può far altro che giocare così, cioè non giocare. Provare a partire di ripartenze basandosi su una fase difensiva che prepara comunque sempre nello stesso modo rispetto agli anni scorsi in cui è stata la Juventus, nonostante Bonucci e Chiellini siano invecchiati, nonostante Chiellini sia fuori, nonostante De Ligt sia cresciuto e nonostante la Juve che questa sera avesse comunque fuori anche Rugani. Cioè, anche il gol di stasera, esattamente come quello del derby, è figlio di una grossissima disattenzione di Rabiot, che si perde l'uomo sulla palla in mezzo. E questo ovviamente ti porta ad un pareggio che oggi è diverso da quello che sarebbe stato un pareggio di un anno fa, perché con i gol in trasferta doppi bisogna abituarsi al fatto che 1-1 ora sia un risultato praticamente normale. Ma questi franci no, è che non vedono Damiano, no, è un aller praticamente, uno se dona diciamo dei beats può interrompere la live. C'entra con la Coppa Italia questo, giusto? C'entra con uno storico interlazio di campionato. Però dov'è Damiano che sta scrivendo in chat? Cosa scrivi in chat che mi offendi, Damiano, che mi scrivi sei un buffone? Vieni dentro. Io sono andato a salutare perché l'ho beccato solo con Eno, che non l'ho mai più visto in vita mia, quindi vorrei sapere se esiste veramente o se è un'entità di internet. Chi? Faina? No, guarda, ti dico la verità, purtroppo pare che esista. Io preferirei che fosse un'entità di internet. No, però ragazzi, allora innanzitutto Mediaset ha messo i gol, quindi se volete ce lo gustiamo, soprattutto quello di Vlahovic. Certo, certo, con un grande piacere. Il secondo, se vuoi tagliarlo per me, mi fai un favore. Ecco qua, ecco quello di Vlahovic. Peggio di subire un pareggio da pareco, peggio che non sia niente. Ecco, questo è il primo pallone toccato. Aspetta che riparte la pubblicità. Aspetta, guardiamocela un attimo. Cosa fanno in TV? Con la giusta motivazione potrei riuscirci anch'io. Sai che mi viene segnato l'incontrada per il Villarreal. Mi viene quasi quasi voglia di vederla comunque. Comunque lì non si è fermato niente, tutto uguale. Ma c'è ancora l'Inter venerdì. Grazie il manager intanto per il quarto mese. Pancio dimettiti, vorremmo il maestro conduttore. Va bene, ci posso pensare. Ma basta che mi pagano, no, io sono d'accordo. Vai. E grazie prima a Magnexo. Venerdì in prima serata. Vabbè, abbiamo capito. A posto. Grazie mille. Durante più la pubblicità. Quello di Alberto Moreno trovato il primo intervento di Danilo che cerca. Juventus is coming back. Quest'anno lo scudetto lo vinciamo noi. Ricordiamolo. Ah, rimetti la Manfred che purtroppo non... Mova il replay, tranquillo. Sì, questo è il gol, diciamo, della Juve. Con un colpo fenomenale, 1-0! Questo non è un gol banale, ha fatto un gol fenomenale, soprattutto nel controllo, no? Gli rimane la palla a disposizione, va alla ricerca della profondità, servito benissimo, sul petto, lui controlla la palla, la protegge. Collo destro sul secondo palo, gol fantastico. Sivori aveva segnato dopo due minuti alla sua prima partita in Champions con la maglia della Juventus. Era il gol appunto più veloce nella storia di un giocatore bianconero, la sua prima partecipazione con la maglia bianconera in Coppa dei Campioni. Allora aveva segnato al debutto Alessandro Del Piero lì contro il Borussia Dortmund, un gol alla Del Piero. Questo è un gol alla Vlahovic, sì, ma ecco qua. Allora non vorrei scomodare, scusa Ortelli, no, ti faccio un assist, non vorrei veramente scomodare, io sono vecchio ormai, insomma, ma magari i vecchi che sono qua come me, Francesco, Nico un po' più giovane, però io vorrei veramente ricordare uno stop così sceva. Crespo, per la rapidità di esecuzione quando la palla rimbalza a terra, Crespo ha fatto almeno 30 gol con la palla che rimbalza. Vabbè, lui anticipa, quindi la stai palla dicendo che è un centravanti di livello top. Sto dicendo, beh, Manfred, gli buttano la palla col Verona in avanti che rimbalza, la palla che esce, lui col sinistro la mette nell'angolo dietro Montipò. Oggi gli dà una quasi palla quasi per lui che il sinistro è quasi più difficile questa, quasi quasi. No, ma infatti la cosa importante da sottolineare è che lui fa quel gran gol con quello che non è il suo piede, eh. Esatto. Questo è un ambidestro al quale consegni dei palloni anche sporchi, difficili, in mezzo ai difensori, lanciato a rete, come gliela dai e lui la risolve. Noi poveri interisti dobbiamo andare, come proprio con la Juve, in porta con la palla piuttosto che non si sa come, perché non abbiamo più
L'ultimo è stato probabilmente, perché Icardi non era così, è stato Milito, che magari non so, mi spiace per Manfred, ma quando lo lanciavi su Abate lui faceva questi gol. Cioè, ma non sono i gol, questo è un gol dell'attaccante. Uno dei miei giocatori preferiti, Milito. No, lo so, ma è anche, questo è un gol che anche Milito faceva i pallonetti. Concludo, questo è un gol che fa, questo è un calciatore che fa dei gol suoi. Ecco perché vale quella cifra, perché non fa dei gol assistiti, non ha bisogno dell'assist perfetto, lui fa dei gol e questo vale un sacco. L'ha fatto Mbappé l'altra sera e ha risolto una partita che ha bloccata. Questi sono i campioni. Sì, e tra l'attenzione, l'altro questo sa di incoronazione da parte del maestro. Però occhio Fabio, occhio. È la competizione dei campioni, perché in questa competizione devi fare questo, cioè devi avere quello che ti che c'ha la giocata. E i campioni sono così, amico, che te la dice? Cristina, maschera, vengo anche da voi. No, non so, voi siete un po' più giovani di noi. Non so qual è stato l'ultimo centravanti così forte che vi ricordate. Però, ma perché continuate a dire che sono tutti più giovani? Cioè, sembriamo una banda di vecchi. Cioè, qual è sì. Io 22 anni che lo siamo. Stavo sottolineando tutte le robe di sofferenza sportiva che abbiamo passato. Oppini, quello a fianco a te va a scuola ancora. Ti ho detto, tutto. No, intende Fabio, perché fa il maestro, ovviamente, non ne ostelli. Vai Cristina, vai. Cosa? Su Vlahovic. Perché ci sono parole da dire ancora. Esagerato. Ragazzi, non stiamo viaggiando troppo, Cristina, ve lo chiedo. Quando vuoi ti sposo, Cristina. Ortelli, per favore. Guarda, sei la versione mia, ma un pochino più esagerata, quindi ci siamo. Quindi va allora. Bene. Allora poi ti scrivo. Attenzione, chiamiamo un prete allora che ma ragazzi, l'unica piccola, se posso vedere una nota stonata, maschera e quelle sultanze così, ma che poi non è che ha ricevuto, fa vedere ancora di più il carattere che ha. Si sta troppo parlando, no? Il fatto che non fa gol per due partite e sembra che sia diventato il primo Anelka alla Juventus di turno. Cioè ragazzi, io mi ricorderò sempre, cioè si parla davvero troppo e si guarda troppo poco quello che veramente fa, perché anche comunque col Torino aveva comunque un difensore con le contropalle, cioè Bremer penso che l'anno prossimo possa giocare tranquillamente alla Juventus, giocherebbe titolare tranquillamente. Vabbè, però sì, andrà in una big, secondo me. Non so Moggi se... è già preso. Questo è importante. Moggi Luciano, non Alessandro, sì. Big Luciano Moggi, è un mese che ammette in diretta televisiva, negli studi 7 gol e non solo, che Bremer sia già cosa fatta e finita. Io però di Luciano, dato che lo conosco, mi fido molto poco, perché quando dice una cosa poi succede il contrario. Non è che lo fa apposta, che lui nasconde la vera trattativa. Aspettate un secondo che faccio entrare il GOAT di tutti i tipster italiani. Benvenuto, cioè bentornato a Cristian, il Penguin. Ciao Cri, bentornato. Ciao ragazzi, buonasera. Grande Penguin. Allora, Cri, siamo nel post partita, abbiamo appena iniziato e stavamo facendo dei nomi eravamo andati su Bremer con una scivolata sulla destra con Francesco che ha detto che è già della Juve, quindi abbiamo il titolo per YouTube. Sì, Opini. No, aspetta, io vorrei chiedere. È già della Juve. Io ho due news diverse, mi sono esposto. Grazie al Maruz. A 100.000 persone, io ho scozzesi. Due news diverse. Scozzesi, giusto. Però chiedo anche a Skira, che insomma è... su Bremer io ho due solo di due persone. Attenzione, aspetta, rullo di tamburi. Romano e Nico Skira. Vabbè, ma questa è un'investitura totale. Nico Skira paga gli altri ospiti. Io lo so. Sia dal fantacalcio, dalla cosa. Porta rispetto a Nico Skira. Purtroppo non siamo. Guardate il calcio, non abbiamo quello questa disponibilità, altrimenti magari anche sì, però purtroppo anche se non c'è lo fanno sentire, incredibile come roba. Nico, comunque, che tu sappia, Bremer è in direzione Juve, poi adesso andiamo sul post partita, non sfruttiamolo subito per il mercato. No, non è in direzione Juve, alla Juve piace anche a tante società. In questo momento la squadra italiana che si è mossa per prima in maniera più consistente è l'Inter. Grazie Emiliano, il procuratore di Bremer. Il primo a dicembre
e il secondo a gennaio. Adesso, dopo le ultime grandi prestazioni, stanno iniziando a interessarsi anche dei big stranieri. Ad esempio, al derby di Torino, al derby dell'amore di venerdì scorso, in tribuna c'era il capo scout del Bayern Monaco che è venuto a vederlo, e nelle prossime settimane verrà a vederlo anche il Manchester United. Quindi Cairo ovviamente spera in un'asta internazionale per monetizzare il più possibile, vuole almeno 30 milioni, in Italia quella più avanti è l'Inter, però anche alla Juve, al Napoli se dovesse andare via Koulibaly, piace. Però in questo momento in Italia c'è l'Inter avanti, attenzione all'inserimento dei club esteri, perché comunque il rendimento di Bremer non sta passando inosservato, è venuto a vederlo il Bayern Monaco, e come dicevate giustamente bene voi prima, nel derby di Torino ha annullato Vlahovic, quindi ha fatto una grandissima prestazione Bremer, verrà a vederlo anche Manchester United. Ovviamente il Toro si frega le mani, spera nell'asta per monetizzare più Nico possibile. Scusa, faccio, una sottolineo una cosa al volo, Panca, sì, vai, prego. Vai Nico, certo. Esce, rientra. Proprio perché io non mi fido, ma non perché non mi fido della persona, perché ancora ha un po' il gusto di depistare sulle cose in generale, Luciano. E ti dico che però, per dire, il calciomercato è molto particolare. Quest'estate Dzeko aveva già un accordo con la Juve, aveva già parlato con Allegri, era già tutto fatto, poi finì all'Inter. Quindi il mercato sappiamo benissimo come poi si sviluppa. Sì, sì, infatti ho detto che ci sono anche delle offerte. Oggi nessuno ha l'accordo col Torino. No, a quanto dice lui, sì. A quanto dice Luciano Moggi, la cosa è già fatta. Non è un accordo, è già fatto. Ma non lo sto dicendo io, quello che porta lui pubblicamente. Un attimo. Ma guarda, io ho grande rispetto di lui. No, allora, Nico, un secondo. A parte perché c'era una domanda importantissima da parte di Fabas, una nostra sub brasiliana, che ci dice... Sì. Saluto Nico, l'ho conosciuto all'Hotel Continental a Belleria nel lontano 2010. Non so. Bell'aria. Puntini. Non lo escludo. Adesso, andando indietro. Non escludo in corsa. Non lo ricordo. Però può essere... Non confermo, citavate Luciano Moggi, come dicevamo oggi quando c'era il direttore sportivo, non confermo e non smentisco. Bravo. Comunque credo che possa essere, però non... Bravo. Adesso ho ragazzi, andiamo sulla partita. Aspetta, no, allora, vogliamo, Manfred, non so se riusciamo a trovare, però tanto l'episodio l'abbiamo visto tutti. Ci sono due episodi, diciamo, che sono stati molto combattuti, domani magari ce li guardiamo anche se riusciamo a chiamare errori arbitrali, che è uno, sì, il presunto rosso a Rabiot, e volevo chiederti cosa ne pensavi. E l'altro invece, prego, poi dopo vediamo l'altro. Ma perdere Rabiot sarebbe sempre comunque un vantaggio, quindi anche rosso va bene. No, comunque non c'è per ora, dobbiamo aspettare che lo caricano su qualche gruppo Telegram. Arancione sicuro, adesso voglio fare un pull anche in chat, volevo chiedere un pochino a tutti cosa ne pensavano, se era da rosso a Rabiot oppure no. Vai, Cristina, maschera, sentiamo tutti. Ortelli, quando finisci di mangiare, vai. Allora, per me era da giallo, giusto il giallo, come era da giallo anche l'intervento su McKennie. Fine. L'intervento su McKennie, quello dove si è fatto male circa l'81esimo, se non erro. Un po' come la storia Atebor de Sciglio in Atalanta-Juventus. Cioè, quindi l'hai visto uguale, tu dici poi... se è giallo uno e giallo l'altro. Non è giallo uno e giallo l'altro, però comunque secondo me tutti e due gialli, vai, maschera. Secondo me era il rosso... Era per l'errore fatto, non tanto per quello che per l'errore sul gol, però no, comunque per me era più rosso, arancio tendente al rosso, un pollo entrare così, poi che quell'altro sia da giallo anche quell'altro. Ragazzi, però vi do un consiglio, con tutto l'amore del mondo, togliamoci questo vizio di dire che c'è l'arancione perché non esiste, quindi o è giallo e rosso. Beh, attenzione, parole forti di Opini. Per me quello è rosso, lo dico con tutto il disinteresse del mondo. Allora, giallo mi va bene, però se avessero dato rosso non mi sarei stupito, perché è un intervento così a gamba, così sullo stinco. Però l'arancione non esiste nel calcio, ragazzi. Secondo me, raga, è totalmente impazzito Rabiot, e non ho capito il perché di un gesto del genere. La chat vi dà per darvi una fotografia all'85%, che adesso è vero che magari c'è qualche anti-juventino, ma Dami, tu che ne pensi? Ma no, è rosso, ragazzi, ma è rosso, appunto. No, ma ragazzi, non c'è... Ma rossa dovrebbe essere la fascia di Rabiot ogni volta che scende in campo dalla vergogna. A prescindere dal colore del cartellino, che è giusto il rosso. Rabiot non può giocare a calcio ad alti livelli. Rabiot può giocare nelle squadre che lottano per non retrocedere. Rabiot può giocare in quelle squadre. Io ho tanta stima di Max Allegri, ma veramente mi rimane molto difficile
capire il suo impiego durante una partita di calcio. Posso dirti una cosa, Damiano? Io la penso come te, anche secondo me Rabiot non è un grande giocatore, però tutti gli allenatori alla fine cambiano, ma lo schierano titolare. Era così con Sarri, è stato così con Pirlo. Nazionale. La nazionale francese, ci stavo arrivando, bravo Manfred, che comunque la nazionale francese ha dei talenti meravigliosi a centrocampo, probabilmente la nazionale più forte al mondo in questo momento per i talenti a disposizione, eppure il signor Rabiot gioca titolare con Deschamps. Quindi evidentemente o è il classico giocatore che negli allenamenti eccelle e poi non riesce a performare in partita come negli allenamenti, perché altrimenti c'è questo controsenso. Una spiegazione. Gli allenatori poi alla fine lo schierano titolare. Una piccola spiegazione. La spiegazione che mi posso dare è quella che magari riesce a tenere in piedi degli equilibri tattici che magari noi non conosciamo, perché è l'unica spiegazione plausibile che io possa darmi, ragazzi, perché poi le prestazioni ce n'è un'altra, Damiano, queste. Quale, Fra? Ce n'è un'altra, che giocare con Pogba e Kanté è diverso che giocare con Arthur e Locatelli. Ah, assolutamente, Cristian, che ne pensi in generale di Rabiot? L'intervento è da rosso, senza se, senza ma, il piede è alto, lui è in ritardo, quindi quello da simpatizzante juventino, tra l'altro lo dico, quindi è rosso. E Rabiot, sono d'accordo con quello che ha detto Francesco, purtroppo gli attori in campo per quanto riguarda la Juventus non sono quelli della Francia, e il Rabiot che vediamo in Francia sicuramente, con la nazionale, non è sicuramente quello che vediamo alla Juventus. Anche la nazionale però francese non fa bene, infatti viene criticato dai tifosi francesi, attenzione, che infatti volevano Veretout, volevano altri centrocampisti, però alla fine il paradosso è che poi comunque viene messo comunque titolare da tutti gli allenatori che incontra, nonostante comunque, poi in campo il rendimento a proposito sia spesso per il giallo, e volentieri deficitario. Per il giallo, quello dato non dato sul fallo di McKennie, si teme una frattura, twittato adesso albanese. Adesso ve lo riposto il tweet di Albanese, peccato. Sì, c'è anche quel fallo lì, Cri, Franci, Nico, Fabio, Cristina, Luca. C'è anche il fallo su McKennie che poi esce per infortunio. Speriamo che non sia nulla di grave, ma sì, da quello che dice Albanese, insomma, non so se ha qualcosa però di grave. Però Andrea, il fallo di radiografia immediata si teme la frattura. Ecco, a posto, saremo già a posto perché il centrocampo già è abbastanza sorridente. Insomma, diciamo che l'intervento del giocatore del Villarreal su McKennie è cattivo, ma non è scomposto come quello di Rabiot. Rabiot fa qualcosa che se per caso lo becca male gli spacca veramente tutto. Non che McKennie non abbia probabilmente delle conseguenze, ma sono due cose diverse. Almeno l'intenzione è tutt'altra cosa. Ma secondo me è più che altro il fallo quello su McKennie è più capibile, perché comunque tu fai una scivolata ed entri male. Esatto. Quello di Rabiot invece si perde, entra un martello. Secondo me c'è questa differenza. Esatto. Tra i due falli. Ecco. Tu, Franci, l'avresti giallo pieno, quello di McKennie, arancione, quello di Rabiot, un arbitro fiscale dà anche il rosso e ci sta il rosso. E non mi sarei lamentato. Quello di Rabiot. Dammi, te invece quello su, sei d'accordo con McKennie? Ma per me su McKennie non è rosso. Mi sembra che neanche ha dato il giallo, forse. Però. Esatto. Sì, no, sì. Quello è giallo. Perché lui secondo me non vuole far male a McKennie, cioè gli rimane il piede sotto a McKennie, è un intervento sicuramente scomposto, però secondo me il rosso in quel caso è esagerato, però non dare il giallo secondo me è clamoroso lì. Allora, non viene dato il giallo, non viene dato, l'81esimo. No, non c'è ammonizione. Non c'è. No, ragazzi, mo a dispetto degli episodi che più o meno... questo comunque ragazzi è l'intervento che si vede, grazie intanto che me l'hanno mandato, ragazzi. Come fai? No, questa è una follia, dai. Come fai? No, questa è una follia, dai. Ma ragazzi, ma si vede anche quando corre che è un giocatore che corre. No, in modo, ma questa è una follia. Cioè, però non puoi. Bisognerebbe togliere questa immagine da internet perché è lesiva per lo sport. Secondo me deve impararlo. Secondo me si salva dal rosso perché comunque se vai a vedere l'intensità del contatto poi non è che frena quasi un attimo prima di toccarlo, quindi vero. Forse per quel motivo l'arbitro non avesse frenato un attimo prima magari poteva estrarre il rosso. Sì, Cri, però ci sei partito col piede alto. No, sì, sono d'accordo con te, però ti dico cosa ha pensato secondo me l'arbitro. Sì, no.
perché dalla, quando l'ho visto in TV non sembrava questo fallo cattivo, quindi secondo me anche l'arbitro ha detto non è un contatto così forte, poi a rivederlo al VAR uno dice ma sei, vabbè, se è andata male ragazzi, potevamo non averlo per il ritorno, invece ci sarà. Però raga, io chiuderei sugli episodi e andrei sulla cosa fondamentale che è stata un po' l'approccio tattico di Allegri in questa partita, che poi è il motivo del nostro titolo, che noi esageriamo sempre. Però a conti fatti Allegri scende in campo non so con quanti difensori di ruolo, credo 5, non so. 5? C'erano? Non faccia provocazioni. Argomenti, argomenti. Scusami, Manfred, io ti stimo, ma 5 di ruolo quali sarebbero? No, 5 difensori avevi, cioè alla fine compresi i terzini, perché Cuadrado, De Sciglio, Alessandro e i due centrali, cioè che poi giocavi a 3. Cuadrado è un esterno, De Sciglio è un terzino, Alessandro non è un giocatore. Sì, intendevo non centrali. Questo è il profilo di Oppini dove trovate terzini, altre polemiche del genere. Chiudi. Cioè, fra, puoi girare come vuoi, era un 3-5-2, lo so che Alessandro non è un centrale, lo so che... È un 5-3-2. No, allora, però il tema è questo qua, Franci. Cioè, la Juve va là per fare, secondo voi, i tre punti, no? E portarla a casa? No, è quello. Ma è chiaro, ragazzi, che la Juve l'ha preparata, tra virgolette, in un altro modo. Io credo sia anche facile capire che se dopo 36 secondi va in vantaggio, è normale che ti si possano aprire altri scenari. Quindi diciamo che la Juve fuori casa in una bolgia come lo stadio dei Sottomarini Gialli, direi che Allegri ha pensato ok, magari mi fermo, provo a ripartire, magari gliene faccio un altro. Gli ha detto male, signori, perché c'è riuscita tutta la partita. Se Rabiot fosse stato un giocatore di calcio, la Juve stavamo commentando uno 0-1 sofferto, ma uno 0-1. Quindi il problema di oggi è stato solo Rabiot? Cioè noi... Dici Cristina, dici. Cioè il problema è stato dal 60esimo in poi, non è stato Rabiot che ha sbagliato. Cioè a me sta roba non va giù. Tutti i messaggi Rabiot. Hanno sbagliato tutti da un certo punto in poi, non è Rabiot. Aspetta no, che glielo scrivo anch'io. Allora, secondo me è un misto. Rabiot. Ecco qua, così ne hai un in più. Ho detto che chi continua con Rabiot lo blocco, perché... Tra l'altro ha scritto non ti preoccupare perché il pollo ha scritto Robbio. No, ha scritto Robbio. Ragazzi, allora, è vero, sì, vai, poi sentiamo tutti, okay. Chiaramente, vai Luca. Allora, io non nascondo, l'ho già detto in passato, a me Rabiot piace, sarò uno dei pochi, ma a me Rabiot piace. Rabiot deve giocare con gente forte, quando tu gioca con gente forte Rabiot gioca bene, se gioca con dei bidoni gioca male. Questa non è una giustificazione, ma semplicemente una spiegazione di che cosa Rabiot. Rabiot fa un intervento cattivo, giusto? Ma si cerca di fermare il tempo. Dove sei? Non ti sento variare! Ma devi lasciare Ortelli, chiaramente per Ortelli questa è vero. Sì, ma mi piace sempre vederti soffrire, Damiano. No, ma io non soffro se lo fai per me. La Juve pareggia 1-1, capisci che ti voglio dire, Poncio? Comunque, ragazzi, state scavalcando il problema della serata. Allegri avrebbe firmato per questo risultato. Questo è su quel discorso. Anche con il gol che ha fatto capire chiaramente. No, però scusami, Fra, però rispondendo a Cristina, no, io ho visto la partita, sì. Ma poi vado a vedere anche le statistiche. Leggo che Villarreal fa 3 tiri in porta e la Juve ne fa 2. Vado a vedere. Chi è che sta a morire? Maestro, non muoia, maestro. Oppure se muoia, metta il muto almeno. Vado a vedere che Rulli, Cristina ha fatto una parata e Szczęsny ne ha fatte 2. Quindi... Ma infatti Cristina ha ragione su questo, perché poi oltre a Vlahovic, ragazzi, in porta non tira nessuno, sì. Mai. E questo è visto anche nel derby e con l'Atalanta. Cioè Dybala, per esempio, che è un concetto... Ma ha nuovamente male anche Morata, Sì, non tira mai. Ha avuto 2-3 occasioni dove poteva tirare, è tornato indietro, ha sterzato, è ritornato indietro, si è perso, gambe sotto, palla dietro. Cioè, non può non tirare mai la Juve. Non può fare solo le cose Vlahovic. E così non vede nessuna parte. Sì, siamo anche, almeno di miracoli. Questa cosa a chi la imputi, fa? Cioè, chi la imputi? Ma ragazzi, ma a chi la imputi? Allora, tutti continuano a fare i paragoni spesso e volentieri tra Sarri, Pirlo e Allegri di quest'anno.
Se noi andiamo a prendere i giocatori che Sarri e Pirlo hanno avuto rispetto ad Allegri quest'anno, che ha perso Ronaldo alla prima di campionato, oltre a Buffon e Demiral, la Juventus ha preso Caio Jorge e Ken quest'anno, oltre a Locatelli. Sì. Cioè, la Juve di oggi in mano a Sarri e a Pirlo, cosa avrebbe fatto? Sì, non c'è Chiesa, senza Vlahovic, non c'è Chiesa. Chiesa è fuori, Bernardeschi è fuori, Bonucci era fuori fino ad oggi, Chiellini è fuori. Cioè, quindi sostanza per te sono scarsi i giocatori, cioè fondamentalmente. Ragazzi, ma non esiste il centrocampio in questa squadra, non esiste. No. Cioè, non esiste minima. Il Milan, la Lazio, la Roma, il Napoli, l'Inter, la Fiorentina stessa, e ci metto dentro qualcun altro, hanno un centrocampo che è migliore di quello della Juventus. Cioè, l'unico in salvo è Locatelli, ma da solo Locatelli è il Tacchinardi degli anni 90-2000. Cioè, era quello che entrava al posto dei Jugovic, dei vari giocatori. Cioè, mamma mia, mi stai facendo piangere quei tempi lì. No, ma è così, ma ragazzi. Secondo me no. È così. Secondo me no. È così. Ragazzi, riguardatevi le partite della Juventus di Conte, di Allegri, con Pereira, Vidal, Pompati, io ti vengo dietro. Però mi sembra, almeno da quel, poi tu ne sei molto più di me dell'ambiente Juve, che Locatelli è stato molto voluto da Allegri, certo, e l'ha pagato pure caro, e Ronaldo non era così ben voluto. Non è neanche pagato. Sì, ok. E Ronaldo non era così ben voluto da Allegri. Tu dici, beh, l'ha perso. Ronaldo non era ben voluto, ma perderlo così, esatto, secondo me, ragazzi, Allegri ha riportato ai suoi fedelissimi che quando è tornato a Torino ha trovato uno spogliatoio cambiato anche dal punto di vista dei vecchi suoi, cioè i Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, eccetera, eccetera, che avevano assunto una mentalità da singoli. Cioè era cambiato tutto l'ambiente, perché tanto c'era Ronaldo che la risolveva in qualche modo quando poteva farlo. Quando Bruno poteva farlo, la Juve non faceva nulla. Tant'è vero che adesso si parla di Vlahovic, Juve che addirittura è lotta a scudetto, la Juve l'anno scorso con Ronaldo in campo è arrivata quarta l'ultima giornata, quindi calma, cioè equilibrio sempre. Secondo te anche questi acquisti qua, Franci, non è cambiato, è cambiato poco praticamente. Ma ragazzi, ma Zaccaria è un Matuidi più alto, di cosa stiamo parlando? Vieira è, ma che sono dei paragoni che sono assurdi. Ragazzi, chi ha un'idea diversa? La maschera, vedevo un attimo che aveva un'idea diversa. Vai. No, secondo me allora il centrocampo... Maschera Juventina, come ti chiami però di nome? Scusa, che è il primo giorno che vieni qua. Francesco, ecco. Allora ti chiamiamo Maschera, se no ci confondiamo. Scusa. No, comunque secondo me non è un centrocampo ottimo, ma comunque è un buon centrocampo. Cioè, parliamoci chiaro, Locatelli titolare nazionale, Zaccaria comunque è un giocatore che secondo me deve ancora adattarsi, però comunque è un buon giocatore. Sì, Locatelli non è titolare, però comunque all'europeo ha fatto sì, ma anche Paulsen e Felipe Melo erano titolari nel Brasile, nella Norvegia. Cioè, quello ragazzi, ti do ragione, però. Capisci? Però è quello. No. Tiago, ti ricordi Tiago? Cioè, che esatto. Però, secondo me, il problema di questa Juve è che manca quello che ti dà veramente le geometrie alla squadra. Un Pirlo, è brutto da dire, cioè, un paragone assurdo. Però la Juve manca, secondo me, un Pirlo, perché comunque, ipotizzo, uno Zaccaria con uno che ti dà i palloni giusti, un McKennie, lo stesso che ne so Locatelli. Sì, ma fai scusami Maschera, fai un esempio di qualcuno che gioca, perché un Pirlo o un Ronaldinho mancano un po' a tutte le squadre. Stupido, un Jorginho. Ah, ok. Ma Jorginho con di fianco Zaccaria e Arthur secondo te sono uguali a giocare con Verratti e Beparella di fianco? Ma no. Ti dico, Arthur a me è sempre piaciuto e secondo me è il centrocampista più forte che abbiamo alla Juventus, Arthur. Io sarò di parte, ma a me Arthur è sempre piaciuto. Allora, scusami. Non prenderla così, è un parere, oh. Mi sento male, perché vuol dire che c'è qualcuno che crede in questi giocatori, va benissimo. Allora, io ti dico. Non ne ha combinata mezza in due anni, se non due retropassaggi da altre squadre. Di cosa ma stiamo parlando? Scusa, tu, io Arthur alcune volte mi fa incazzare perché sembra una trottola, gira su se stesso. Però esatto, ragazzi, come Arthur, Ron, tra l'altro. Arthur è un signor giocatore, per come vedo io. Se tu prendi Arthur e lo metti alla Lazio con Sarri, è un giocatore che ti cambia totalmente, per come vedo io. Io prendo allora due giocatori della Lazio in mezzo al campo a caso, volentieri. Sì, però ti dico, vabbè. Luis Alberto non ti fa quello che fa Arthur, secondo me. Io parlerei anche di un altro problema, ragazzi. Gli infortuni che ci sono oggi sono tutti di livello muscolare. No, Damiano, sì, non c'è qualcosa che non va. Perché non ho criticato No, ci mancherebbe. Adesso ci andiamo sugli infortuni. Ti chiamo Maschera, Luis Alberto fa un altro ruolo rispetto ad infatti Arthur. Per quello ti sto dicendo che non fa le cose che fa Arthur. Arthur, se lo metti in mezzo a Luis Alberto e Milinkovic diventa Pirlo. Cos'è che ho detto? No, Damiano, no! Però, ragazzi, cioè,
Comunque, Arthur giocava titolare a Barcellona con De Jong e compagnia, cioè, secondo me... Suona, Arthur... Sentiamo un attimo Cristian, Nico, Fabio, voi come lo vedreste, cioè, su Arthur? Perché io anche la chance è di via. Io sono dell'idea che presi singolarmente tutti i centrocampisti che ha a disposizione la Juventus sono signori giocatori. Il problema di questa Juventus è che non tutti i giocatori nascono per potersi esprimere in un calcio come quello che vuole proporre Allegri. Non è facile giocare le partite come vuole giocarle Allegri. Quindi secondo me il problema nasce da quello. Devi trovare giocatori e calciatori che possano fare al caso di un allenatore del genere. Tutto Cristian, qui. Fammi il centrocampo a tre ideale di Allegri se avessi 200 miliardi da spendere. Grazie al Kama. Non mi piace fare nomi così campati in aria, però ti fa, come disamina della situazione attuale, io ti dico che sicuramente riprenderei un Pogba potessi scegliere. E già da Pogba, mettendo uno come lui lì in mezzo, cambi un po' il registro della squadra. E invece a fare da regista, a girare il gioco, cioè Arthur ti piace o sei... Secondo me uno come Arthur potrebbe rendere bene lo stesso. Porco Giuda. Cioè... Arthur può andare in regia allo stadio, ma Arthur non perde un pallone che è uno. Aspetta, una cosa, cioè Juventini, avete scartato la minchia questo Pogba, ma vaffanculo. Ma come? Ma Pogba non me lo riprendo neanche a zero. Guarda la faccia del Penguin. Spero non sia con un ex giocatore. Ma come? Lo vediamo domani sera, Pogba. Avete rotto il caso. Pogba, siete attaccati ai ricordi. Ragazzi, parliamo seriamente. La Juventus ha dei centrocampisti che appunto singolarmente... No, immagini che puoi sentire, prego, vada avanti, non si blocchi, non aveva messo il muto a posto. Allora, la Juventus, eravamo rimasti che Pogba è un mezzo giocatore. Attualmente io non me lo riprendo nemmeno a zero, pagandolo zero, anzi lo prenderei, ma gli farei far panchina. Io non mi lamento nel centrocampo, no, ragazzi. Aspetta, un attimo, ti prego. Ti prego, Luca, ti prego. Luca, torna in te stesso. Io dico la mia. Certo. Sono sempre stato molto molto unpopular sul centrocampo, molto unpopular. E chi verresti? Chi vedresti lì a centrocampo al posto di quel bollito a dire di Pogba? Di chi? No. Se avessi 200 miliardi così, mi prendo il centrocampista più forte del mondo, che è De Bruyne, senza un partito lì. Ok. E qua ci siamo. Questo lo prenderebbero tutti, dai. Un altro lo sentito prima. Giorginio, ma chi lo vuole Giorginio? No! Giorginio, ma tienitelo Giorginio, mi tengo Arthur, Luca, io ti voglio bene, ma alcune volte... Giorginio è un cazzo di bidone, è un cazzo di bidone! No. Ragazzi, io vi devo salutare! No, adesso rispondete nel merito! Sei contento di salutarci con questo? Giorginio bidone! Io ho lasciato finire in silenzio, adesso pretendo... Metto la chat lenta perché Luca hai perso l'europeo con Giorginio regista, cioè dai. Però ragazzi, io sono d'accordo, non sono fenomenali i centrocampisti della Juve rispetto alle squadre medie che si vedono un po' in Italia e in Europa. Sicuramente non è il centrocampo più forte della Juve, la Juve ha sempre avuto centrocampi totali, comunque mai banale Ortelli, a me fa sempre però quando senti Londra Guardiola, c'ha questi problemi. Senti Guardiola che dice che Conte ha strutturato un sistema difensivo usando anche i centrocampisti impenetrabile e dicendo agisce in contropiede, invece Conte poi ha detto no, guarda che ti ho costruito tre azioni e ti ho bucato come volevo, e dietro c'ha Öberg che è questo pacco mezzo norvegese che è in direzione Roma, l'altro è Betancourt che era proprio della Juve, e poi c'ha dei cadaveri in campo, una difesa impresentabile. Conte in 2-3 mesi ha messo insieme una squadra che va a giocare a Manchester col City, e dietro, poi davanti dipende chiaramente dalle palle che sa tenere Kane, dal fatto che Son c'era e non c'era, dal fatto degli inserimenti di Bergwijn, cioè, però dietro è strutturata, è proprio il contrario di Inzaghi che lascia quella libertà che poi rimaniamo un attimo su Giorginio. Salutiamo Fra Fabio, aspetta che dopo saluto Francesco. Scusate, non volevo rompervi le balle, io tornerò volentierissimo, lo sai, che solo che purtroppo sono un po' tirato con gli orari. Dici cosa ne pensi sulle parole di Luca su Giorginio e no, su... vabbè,
ragazzi, il calcio è la materia più opinabile del mondo, quindi è bello anche sentire questo tipo di cose dal punto di vista estremo, no, del concetto. Ritengo che Jorginho non sia più forte di altri, cioè se noi paragonassimo Jorginho a Pirlo, per dire, siamo fuori strada. Jorginho è un ottimo giocatore che gioca con, gioca bene con giocatori che vanno bene al suo fianco, ma non è un giocatore totale. Quindi rispetto all'opinione, ritengo che sia un giocatore molto interessante. Su Pogba non sono d'accordo che sia un giocatore assolutamente, anche perché quando c'è da fare la differenza la fa ancora adesso e me lo riprenderei anche in bicicletta. È quello che serve alla Juve, oltre a questo sono anche dei terzini seri, perché Alessandro, ragazzi, non è un giocatore da 2 anni sì, e mezzo. Sì, questo è vero. Questo quindi quelle d'accordo, credo. Inter, grazie, Milan, anche qua sono superiorissimi sulla fascia laterale bassa, quindi... Bisogna sistemare un po' di cose col mercato, abbiamo iniziato dalla punta e da un centrocampista, cercheremo quest'estate di fare di necessità virtù, recuperando anche Chiesa, che secondo me è un giocatore importantissimo che non può mancare in questo scacchiere. Va bene, grazie mille, Franci. Francesco, ma dì, Fabio. Che mito è? Tuo papà, in arrivano i gatti, è lui che dice me ne sono fatte 5 in 5 minuti, giusto? Sì, vabbè, ma... Io quella scena... Di... Perché... No, però scusa, si parlava di... Ragazzi, io sono vecchio, ma quando ho visto me ne sono fatte 5 in 5 minuti, e quello è il cinema. Pensa che il mio problema è che mio padre è Franco e mio padrino è Jerry, quindi nella vita reale questo è il problema. No, però quel film lì dei veronesi che vanno a Roma in Cinecittà è una cosa, 70-80, 70, sì, arrivano i gatti, sì, anni 70. Applausi. Allora, questo è il profilo di Franci, ragazzi, seguitelo ovviamente anche su Instagram. Ciao Franci, buon lavoro. Anche no. Bravo, deve fare gli altri. Spero di rivedervi presto. Ciao Franci, grazie mille.